Poracci, mentre sono ancora completamente immerso in Tears of the Kingdom, voglio proporvi un video un po' particolare, ma pur sempre ricchissimo. Vorrei discutere con voi del futuro di Nintendo. Ora che la Switch è entrata nella parte finale del suo ciclo vitale, è normale chiedersi quale sarà la direzione che la grande N deciderà di prendere per quanto riguarda l'evoluzione delle sue console. Ma più che parlare di un ipotetico successore di Switch, oggi vorrei discutere con voi di come potranno evolvere i giochi Nintendo. Ci sono infatti, secondo me, dei brand che si trovano la strada spianata, mentre altri hanno un futuro un po' incerto e di alcuni addirittura mi riesce proprio difficile immaginare un nuovo capitolo. Questo è il tipo di video che preferisco perché è veramente un dialogo aperto e vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate del futuro dei giochi Nintendo e soprattutto se volete aggiungere dei nomi di serie che non saranno trattate all'interno del video. Se siete nuovi avete l'obbligo morale di iscrivervi al canale per prendere parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione ci sono tanti links da cliccare, fatelo, io ho detto tutto, iniziamo! Penso sul serio che Switch sia una delle migliori console di sempre, almeno per quanto riguarda i miei gusti da videogiocatore. E non solo perché il concetto di piattaforma ibrida ha finalmente permesso di unificare il mondo del gaming portatile con quello dell'esperienza più corposa delle home console, ma anche e soprattutto per la sua libreria. Ci sono voluti un po' di anni per ingranare nel migliore dei modi, ma ora Switch ha un catalogo che abbraccia una fetta importante della storia Nintendo, sia recente che remota. Ma inoltre ho la sensazione che per tanti dei brand di più grande successo si sia puntato non solo a fare un ottimo gioco all'interno di una serie, ma proprio a sfornare il titolo definitivo per ogni saga. Quest'idea mi è venuta in mente, ovviamente, giocando a Tears of the Kingdom, un titolo così vasto e sconfinato da far sembrare piccolo e minuscolo persino Breath of the Wild. Ci vorranno un po' di anni prima di rendersi conto di quale sia l'effettivo peso di questo capolavoro all'interno dell'industria videoludica, ma già da adesso io mi chiedo, ma da questo punto in avanti, che succede? Sappiamo che Aonuma, visto il grande successo di pubblico, ha dichiarato che il futuro di Zelda sarà open world e probabilmente la formula di Breath of the Wild diventerà il nuovo classicismo della serie. Uno Zelda 3.0, se vogliamo. La prima era è stata quella degli episodi in due dimensioni, poi c'è stata l'era di Ocarina e degli Zelda in 3D fino a Skyward Sword e ora c'è l'open world di Breath of the Wild. Mentre però tra questo titolo e il suo seguito era facile immaginarsi dove si poteva andare a migliorare la formula ed era anche giustificabile il riutilizzo della stessa mappa di gioco, un terzo episodio, in un certo senso, richiede uno stravolgimento ancora più netto. È vero, con Tears of the Kingdom si sono spinti ben oltre il semplice concetto di more of the same, riuscendo a confezionare un'esperienza che, nonostante riutilizzi tanti degli asset originali, riesce nella maggior parte dei casi a non far percepire la sensazione di stanchezza o di già visto al giocatore. Un nuovo Zelda che segua questa impostazione dovrà per forza di cose stravolgere il paradigma ormai consolidato. Non basterà inventare una nuova Hyrule, e già qui buona fortuna, ma bisognerà anche abbandonare l'ossatura che ha fatto da scheletro a questi due open world. E mi spiego brevemente. Mi aspetto che il prossimo Zelda non segua di nuovo l'incipit dei tre sacrari tutorial, i quattro dungeon associati ai quattro campioni, le torri topografiche, i ricordi sparsi per la mappa di gioco e via dicendo, e soprattutto i Korogu. Se rimettono i Korogu io non ce la posso fare. Lo stesso discorso poi vale per i poteri. Mentre un'abilità come Ascensus mi aspetto che diventi un punto stabile dell'attraversamento aperto di Zelda, non so se elementi più contestuali come l'ultramano o il reverto possano essere nuovamente riutilizzati in un capitolo che per forza di cose dovrà ruotare attorno a un tema centrale differente. In ogni caso, se ci hanno messo 6 anni a sviluppare un seguito diretto, direi che possiamo dormire sonni tranquilli nell'attesa di un nuovo titolo mainline. Ma proprio per questo sono sicuro che ci sia ancora spazio e tempo per dare risalto alle ere precedenti di The Legend of Zelda. Da una parte abbiamo ancora in ballo le riproposizioni mancate di Wind Waker e Twilight Princess, dall'altra la chiara volontà di sfruttare il passato tramite il Nintendo Switch Online
e anche attraverso dei remake a tutto tondo. Insomma, dubito che nell'immediato futuro di Zelda ci sia spazio per un nuovo capitolo in due dimensioni, ma piuttosto sono convinto che ci sia la possibilità di vedere qualcosa di simile al remake di Link's Awakening, oltre che a numerosi porting e remaster in HD. E non dimentichiamoci che, visto che l'impronta è proprio quella del suo predecessore, possiamo dare per scontato che prima o poi, anzi, più prima che poi, verranno annunciati dei DLC per Tears of the Kingdom. Anzi, è strano che non siano stati presentati nel periodo pre-lancio del titolo. Ma proprio in virtù di quello che è stato fatto con Tears of the Kingdom, parliamo un attimo di Super Mario. Ma com'è possibile che Nintendo non abbia sfruttato fino all'osso Super Mario Odyssey? È veramente assurdo. In fondo, abbiamo un altro titolo strapopolare che ha permesso a Switch di decollare immediatamente durante il suo primo anno di lancio. E poi stiamo parlando di Super Mario, l'icona per eccellenza della grande N. Anche Odyssey poi presenta una struttura open che si sposa perfettamente con un concetto di seguito. In questo caso si sarebbe dovuto lavorare molto di più sul world design presentando nuove mappe, ma allo stesso tempo, con un seguito, con un Odyssey 2, non ci sarebbe stato il bisogno di ripensare da zero il moveset di Mario. Non penso che la gente si sarebbe scandalizzata se fosse stato riproposto Cappy, con le dovute aggiunte, ovviamente. Eppure Odyssey, nonostante sia uno dei titoli più venduti in assoluto della console, non ha ricevuto lo stesso trattamento di Breath of the Wild. Sono mancati addirittura i DLC a pagamento, e Nintendo si è limitata a pubblicare l'update di Luigi con i palloncini. Ecco, probabilmente qui la pandemia ha giocato il suo ruolo, e a questo punto possiamo ragionevolmente affermare che Bowser's Fury sia stato concepito partendo da una qualche idea di preproduzione legata a Odyssey. Magari si trattava inizialmente di un DLC, oppure di un early concept di un seguito che è stato poi dirottato e riproposto come contenuto aggiuntivo di 3D World su Switch. Magari ora è passato il momento di un Odyssey 2 e a distanza di anni non so quanto avrebbe senso ripescare un seguito diretto. Direi però che anche per Mario questa formula open zone, se vogliamo usare un termine coniato con Sonic Frontiers, funziona alla grande, e per il prossimo gioco mi aspetto qualcosa di molto simile a Odyssey, ma che questa volta riesca a integrare il multiplayer in modo convincente, proprio come è accaduto con 3D World. E basta veramente poco per aggiustare i principali difetti di Odyssey. Mi aspetto dei mondi più omogenei nel design e soprattutto una distribuzione più ragionata dei collezionabili. Per il resto sto a posto così. Anche in questo caso però non dimentichiamoci che c'è tanto spazio per gli episodi in due dimensioni e anche questi sono dei veri campioni di incassi. 3D World potrebbe far pensare che la distinzione tra capitoli in due e tre dimensioni non esista più, però continuo a credere che quest'ultimo anno di vita di Switch ci possa regalare un nuovo episodio bidimensionale, anche e soprattutto per sfruttare l'onda di entusiasmo generata dal film recentemente pubblicato. Si tratterà di un New Super Mario Bros? Non lo so, la risposta la lascio a voi. Non vi nascondo che l'idea di questo video mi è venuta ripensando a Super Smash Bros. Ultimate. Masahiro Sakurai ha da sempre confezionato ogni Smash dando il 110%, ragionando come se ogni nuovo capitolo dovesse essere l'ultimo. E il titolo occidentale Ultimate racchiude perfettamente l'essenza di un gioco che è la massima evoluzione di un brand che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dei videogiochi. Una sorta di enciclopedia digitale che incorpora decenni e decenni di storie e di volti noti. Un'opera titanica che, di sicuro, ma questo lo ha sempre detto lo stesso Sakurai, non potrà mai essere replicata. Non solo il director ha più volte affermato che al momento non ci sono piani per un nuovo Smash e non è neanche detto che in futuro lui continui a svolgere un ruolo all'interno della produzione, ma inoltre che sarebbe impossibile andare oltre a quello che è stato fatto con Ultimate. Quindi andrebbe reimmaginato un roster quantomeno dimezzato? Ma secondo me non sarebbe poi così male come idea. Il dover gestire molte meno variabili di bilanciamento porterebbe a potersi concentrare di più sulla presentazione del titolo, andando magari a ripescare i trofei di una volta o, perché no, reimbarcandosi in qualcosa di molto simile all'emissario del subspazio. È anche vero però che un tema fondamentale che dovrebbe attraversare tutti i titoli multiplayer Nintendo dovrebbe essere quello dell'online funzionante.
su una prossima console mi aspetto molta più attenzione per quanto riguarda le infrastrutture e gli ecosistemi dell'online play da parte di Nintendo, dei fattori che al giorno d'oggi rimangono uno dei suoi più grandi nervi scoperti. Tornando a Smash, però, un dopo Ultimate è proprio difficile da immaginare, però lasciatemelo dire, senza Sakurai probabilmente non sarebbe la stessa cosa e non so se lo vorrei giocare. E a proposito di produzioni che hanno inglobato qualsiasi cosa, non c'è da chiedersi se mai vedremo un Mario Kart 9, ma più che altro se mai finirà Mario Kart 8 Deluxe. Al termine di quest'anno avremo la conclusione del pacchetto percorsi aggiuntivi e a meno di qualche sorpresa improvvisa, potremo finalmente dichiarare conclusa la stagione dell'8 Deluxe. Ecco, per quanto riguarda Mario Kart non ho così tante difficoltà nell'immaginarmi un nuovo capitolo. I margini di miglioramento sono tantissimi e c'è tanto spazio di manovra quando si parte da una base così solida, soprattutto quando si può attingere, virtualmente all'infinito, dai contenuti passati. Quello che mi aspetto da Mario Kart 9 è più che altro uno slittamento importante di paradigma. Questa è una visione un po' controversa che so farà prendere un bel colpo a tutti quanti. Ma se Mario Kart diventasse il Game as a Service di Nintendo? Pensateci, Mario Kart Tour e il pass percorsi aggiuntivi potrebbero essere delle prove generali per testare un titolo multiplayer a supporto continuo in grado di accompagnare un hardware lungo tutto l'arco di una generazione. Sì, è vero, anche Mario Kart 8 Deluxe ha accompagnato Switch dall'inizio alla fine, anzi forse anche prima dell'inizio, ma trasformando Mario Kart 9 in un Game as a Service si riuscirebbe a monetizzare all'inverosimile, mentre le altre compagnie stanno provando in tutti i modi a sfornare di multiplayer a supporto continuo, o tentando il tutto per tutto con delle nuove IP, o provando a reinterpretare brand già noti, a volte fallendo addirittura prima di iniziare, Nintendo con Mario Kart avrebbe la strada già spianata. Che ve ne pare? E chiudo queste riflessioni un po' sconclusionate dicendo la mia su Metroid Prime 4. Non sappiamo ancora nulla del ritorno di Samus e di Retro Studios, però a questo punto ci possiamo anche sbilanciare e ipotizzare che si tratterà del canto del cigno di Switch, anzi, probabilmente, Metroid Prime 4 sarà uno dei titoli cross-generazionali per eccellenza. Ora, con la remaster di Prime abbiamo avuto degli importanti segnali. Il primo punto è che qualcosa si sta muovendo e questa remaster, che poi è un remake, potrebbe rappresentare l'inizio della campagna marketing che ci porterà all'uscita di Prime 4. Un percorso che molto probabilmente ci metterà di fronte anche a delle riproposizioni di Ecos e Corruption, anche se non è detto che verrà riposta la stessa cura che è stata adoperata col primo capitolo. Allo stesso tempo però Prime Remastered è una grandissima vetrina di esposizione che fa capire cosa sia in grado di tirare fuori Retro Studios su Switch, partendo da un motore grafico battezzato su GameCube. Dal punto di vista tecnico Prime 4 me lo immagino veramente next gen, sempre rimanendo nei confini degli hardware Nintendo, ma da un punto di vista di gameplay credo proprio che anche qui avremo un qualcosa di molto simile a un open world. E prima che iniziate a inveire scandalizzati, non partite con dei preconcetti. Prime 1 ci ha dimostrato che la formula dei Metroidvania può resistere anche a incredibili trasformazioni, anzi ne è uscita addirittura arricchita dal passaggio dal 2D al 3D. Allo stesso modo, esempi recenti come Elden Ring o gli ultimi Zelda hanno dimostrato come si possa creare una formula open world in grado di rimanere fedele a degli stilemi propri di progressioni molto più lineari. E poi non dimentichiamoci che già Corruption era nato, nei piani iniziali di Retro Studios, come un capitolo open world, ma i limiti tecnici della Wii non permisero al team di realizzare una visione così ambiziosa, tanto che Corruption alla fine presentò diverse mappe non connesse tra di loro, una vera eresia per un Metroidvania. Quindi Prime 4 potrebbe essere la chiusura di un percorso iniziato decenni fa, e non so voi, ma io ripongo massima fiducia in Retro Studios. Comunque, io mi fermo qui. Questi sono solo alcuni dei titoli di cui è possibile già da adesso immaginare il futuro, però già così il video è lunghissimo e magari tratteremo di altre saghe in altre occasioni. Però vi aspetto nei commenti per sapere come vi immaginate voi l'evoluzione dei brand di punta Nintendo e se c'è qualche altro titolo che secondo voi nell'immediato futuro verrà reimmaginato su Switch o magari sul prossimo hardware Nintendo. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Futuro, Michele Nintendo, ciao!
Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Inserisci qui un finale.